Io amo dire una cosa, amiamo parlare della città perché in primis parliamo con la città. Gli esercenti sono parte attiva del tessuto economico e sono, come abbiamo anche visto in questo convegno, spesso vessati e vittima di furti e rapine. Abbiamo un dialogo costantemente aperto sia con gli amministratori cittadini che con le forze dell'ordine. In primis abbiamo chiesto comunque un maggiore presidio del territorio, perché abbiamo rilevato che gli sforzi fatti sinora non sono comunque percepiti dai nostri associati. Quindi sicuramente o è cresciuto in dismisura comunque il reato predatorio, il furto e la rapina, o comunque le forze messe in campo non sono sufficienti. D'altro canto noi cerchiamo di fare anche un'attività di educazione verso i nostri commercianti, quindi invitando ad attuare quei comportamenti che possano inibire l'azione di malintenzionati, quindi utilizzare quegli strumenti come le telecamere oppure metodi di veicolazione del denaro che possa essere tracciabile, magari non accessibile a tutti, tenere ove possibile le porte degli esercizi commerciali chiuse, anche se sappiamo che questo cozza un po' con la fruizione dell'utente finale e con la sostenibilità ambientale. Stiamo facendo di tutto per far sì che l'esercente possa dare prima di tutto il buon esempio e che le forze dell'ordine e il comune possano essere messe nelle condizioni di essere più collaborativi possibili. Purtroppo il sistema italiano in termini di restrizione e di pena non è uno dei migliori che esista al mondo, quindi nonostante gli sforzi che si facciano per poi acciuffare i rapinatori, gli spacciatori oppure chi si comporta male nelle nostre strade, spesso ce li ritroviamo fuori esattamente il giorno dopo. Questo crea molta frustrazione e anche vanifica tutti gli sforzi che si stanno facendo finora. Thank you.